Mister, un pari a Cicciano che vale 3 punti? Ma secondo me un pari che vale un punto ben guadagnato su un campo duro e difficile. Poi per il resto la squadra ha giocato benissimo. Siamo partiti bene anche con il gol del vantaggio, poi purtroppo nel finale l'unica leggerezza forse difensiva e siamo stati puniti, poi nella ripresa in 10 uomini praticamente tutta la seconda frazione abbiamo sofferto, eppure nel finale siamo riusciti comunque ad alzare il baricentro pur soffrendo con qualche loro conclusione proprio nei minuti finali. È stato bravissimo anche Anastasio, il portiere, non dimentichiamo infatti anche i diversi infortuni che hanno caratterizzato questa partita. Sì, diciamo che abbiamo preso gol al 43esimo del primo tempo sul rinvio del nostro portiere, su una seconda palla loro sono dentro in porta e poi per il resto un altro tiro in porta l'hanno fatto al 93esimo, sinceramente, proprio perché noi abbiamo continuato a giocare pur non soffrendo pure in 10 tutto il secondo tempo e, non lo so, infatti io non ho messo nessun difensore, nessun centrocampista, ho continuato a mettere gli attaccanti, a giocare sempre avanti, cercando di vincere la partita. Anche su un campo difficile come quello in terra battuta dell'impianto di Cicciano. Sì, è una squadra, lo sapevamo che Cicciano è una squadra favorita per la vittoria finale. Soffrendo, giocando, abbiamo portato al termine questa partita bellissima e tirata fino alla fine. Mister, anche qui tantissimi tifosi viola presenti, c'erano anche tanti tifosi del Cicciano, una bella giornata di sport. Sì, i tifosi nostri sono eccezionali è una parola proprio esatta per loro, sono tifosi veramente stupendi, che non legatissima alla squadra, alla maglia, alla città, a questi ragazzi che danno tutto quello che hanno e vengono bene trasportati da loro. E che si può chiedere di più, è una squadra di calcio, avere un tifo così pure fuori casa e sicuramente anche uno sprone per i ragazzi, e c'è un motivo in più, una cosa in più, ti danno tutte quelle cose in più per fare bene una partita come oggi. Mister, un pareggio davvero importante, abbiamo visto davvero tutti i ragazzi correre fino al 90esimo, Nucci, Simonetti, tutti davvero stremati, davvero, perché era importantissimo non perdere in questo campo, e quindi a questo punto davvero non ci si può più nascondere. Ma non ci siamo mai nascosti, sinceramente, non ci siamo mai nascosti perché potevamo lottare per i playoff, abbiamo dalla prima di campionato, l'ho detto, che noi dobbiamo puntare per il blasone, per la squadra, per la società, per questi tifosi che abbiamo, era il minimo sforzo che potevamo fare, lottare per i playoff.